2012 noi vogliamo completare e completeremo la trasformazione dal punto di vista economico-finanziario dell'Arin SPA in azienda pubblica partecipata con il coinvolgimento dei cittadini, con un ruolo forte del comitato di sorveglianza, e questo avverrà nei prossimi mesi. È il primo esperimento in Italia di un soggetto quindi completamente nuovo, di un soggetto che vuole attuare la volontà referendaria e nello stesso tempo non vuole essere la riproposizione di modelli pubblicistici e statalistici del passato, ma viceversa riuscire a coniugare la nozione di bene comune con la democrazia partecipativa. Ecco perché proprio l'idea di coinvolgere i cittadini, la cittadinanza attiva nel consiglio di amministrazione e nel comitato di sorveglianza. Creare a Napoli il primo vero laboratorio per una costituente dei beni comuni, dando la possibilità ai cittadini di lavorare all'interno di consulte tematiche, e queste consulte tematiche che poi alla fine esprimono pareri, osservazioni che sono portate all'attenzione della Giunta e del Consiglio. Ha un duplice effetto, quello di coinvolgere in maniera attiva i cittadini e quello di determinare anche un miglioramento della qualità delle politiche pubbliche. Questo avverrà sicuramente nei primi 6 mesi del 2012. Il tema del referendum è un altro discorso importantissimo, noi crediamo moltissimo negli istituti referendari, in particolare in quegli strumenti referendari che sono elementi propositivi, consultivi, cioè quelli che danno la possibilità ai cittadini di esprimere appunto in maniera concreta su determinati oggetti le loro istanze. E in questo senso vogliamo coinvolgere anche i più giovani, quindi l'estensione del diritto di partecipare al referendum consultivo anche ai sedicenni. Altro elemento molto importante mi sembra quello di voler coinvolgere, lo faremo nel 2012, estendere quindi diritti politici ai migranti. I migranti, così come era previsto nello statuto ma mai attuato, e noi stiamo provvedendo appunto ad adottare un regolamento attuativo, l'idea è quella proprio di far sì che ci sia una rappresentanza dei migranti all'interno del Consiglio Comunale, con un voto consultivo e quindi con una partecipazione attiva ai processi e alla determinazione delle politiche pubbliche locali. Molto importante il tema ovviamente di Internet come bene comune. Al di là delle piazze che sono previste attualmente, ecco, una buona parte del territorio attraverso un sistema che stiamo studiando verrà attuato e trasformato appunto in azione politica amministrativa nel 2012, quindi il wifi libero in città. Vogliamo far partire, lo faremo da subito nel 2012, l'osservatorio sul decentramento amministrativo che vede la presenza di rappresentanti del Consiglio Comunale e di tre presidenti delle municipalità e del sottoscritto, con l'obiettivo appunto di individuare quali sono le maggiori criticità di funzionamento delle municipalità. In questo senso il mio assessorato, che è appunto un assessorato che deve coniugare le diverse forme della democrazia, si propone di presentare un modello alternativo, diciamo, di democrazia locale che non cada mai in forme di localismo, ma che abbia la capacità di affrontare in dimensione locale i grandi temi dei diritti fondamentali.